Shiva Bergen. Imbecilli! Vabbè, no. All Might! No, allora Twitch, fermi. Che mi fate bannare. Raga, è All Might. È la posa di All Might. Raga, e poi fa così, capito? Al ristorante, quasi. Sto mangiando un panino strabuono, ma lo sto pagando pochissimo. Seguendo cagionamento 2002. Tutti schizzatissimi così da le proteine. Vedete, Raffaella Carrà. Ora, oggi. Cosa fai? Non ce lo fai un pensierino? Come è morta? Non lo sapevo! Chiedo scusa, non lo sapevo. No. Che non fa sto gesto? Che ha fatto? Beh... Mi sono direzionata il microfono. Beh. Ma sei scemo? Cosa ho fatto? Niente, beh. No, vabbè, non ho parole. Signora, io sono stato invitato da sua figlia, ospite a Verona, per andare a provare il bollito. Stia attenta, perché se per caso sua figlia dovesse presentarci, io ci proverò con lei. E non sarà la bestemmia la cosa di cui aver paura. Bellini mi sembra esagerato, sono disegni normali, ci stanno. Ma cosa vedo qua? Che cosa noto qui, alla mia destra? Ma è della sborra! È della sborra di prima qualità! Wow, non vedevo l'ora di degustarla! Che cosa? L'annata 1983, la cercavo da una vita, finalmente posso degustarla. Secondo me riesco ad aprirlo con questo. Oh. Parla, filet mignon. Filet de mignotta. Aspetta, ma ho detto la stessa battuta nel video, ho detto filet mignotta. Fermi, non l'ho detto, vero? Cioè, l'ho ridetto dopo 5 anni. Right now. Eccoci qua, filet mignon. Io devo fare come mio padre Blur. Ha detto, ok, sto crescendo su Twitch, basta. Ha preso il fucile in mano, si è barricato fuori dalla casa, da quel tugurio dove streama, e ha iniziato a sparare a tutti quelli che si sono avvicinati a lui. A meno che non fossero di fumo la godo. Si è messo lì a sparare. Tutti i prime sono suoi. Non gliene frega boom baby, non gliene frega un cazzo. Voglio fare una collaborazione. PAM! Facciamo un format insieme. Pem! Sono di Melagodo, entra. Blur in intervista. Pam! E è cresciuto. Io invece, Pabon. Interviste, format, Tomodachi. Così. E intanto i Prime vanno a questo, vanno a quello. Si va a letto! Ok, e ora me lo dite cosa si fa. Ora me lo dovete proprio dire cosa si fa. Lo devo per forza cambiare. Ma cosa vuol... Cos'è sta stronzata? Che stronzata è che lo devo per forza cambiare, fra? Ho trovato tre leggendari alle ball. Dovrebbero stare tutti zitti e darmi il Mew. E basta. Se fossero seri dovrebbero darmi il Mew. E basta qua, dopo che ho trovato tre leggendari, fra. Li grossi e tondi. Questo è il ballo del favolo. E ba, ballano i favoli. Sudati come bestie dentro il bodybuilding. Mamma, sono belli. Davanti a quegli specchi con i muscoli satolli. Poi, vanno in amore. L'istinto è troppo forte. Si devono accoppiare. Cercano una femmina da corteggiare. Quando l'hanno trovata, iniziano a danzare. Allora,
Cibone ha scritto: perché fa quella faccia? A me piace, Cibone. In Giappone te saresti uno di quegli otaku puzzolenti che guardano sotto le gonne delle figure in PVC. Vivresti così per altri 40 anni a spese dei tuoi e poi, disperato, te ne andresti sotto un ponte con le tue action figure, senza cibo né acqua. Questo è il target che vuole conquistare Pokémon Company con questo spot. Sì, tutto. Comunque i giapponesi sono scandalosi. Quanto lo sanno bene che noi siamo malati di queste troie. Quanto lo sanno bene, siete veramente subdoli, viscidi. Allora, grazie Mike Prezza, ma poi per Alpista. Grazie per i Grisby al pistacchio. Dai, stagione 1. No, ora no, amore, per forza. Vanno assaggiati. Perché hai 8 anni e segui Volpescu? Aspetta. Dai, o sei Francesco? Benvenuto! Non hanno scorretto il piede. Ecco qua. Porco, dove fate rosica? Ho letto un altro messaggio. Cioè, tutti i giorni le stesse cose. Ma Nanni, io gli voglio bene pure a Nanni, ovviamente. Ma Nanni fa 3 ore già. Ma di che cazzo parla per 3 ore tutti i giorni? Ma che cazzo deve dire 3 ore tutti i giorni da 3 anni? Ma che cazzo ci avrà da dire tutti i giorni? Eppure nessuno gli dice niente. Sarà un grandissimo divulgatore. 3 ore tutti i giorni. Ma di che cazzo parla? Dario, da so 20 anni che parla di quel cazzo dei 20th Century Boys. Ma porco due, tutti. Sì, guardi video porno con i bambini, eh. Oh, quello sono io. No, parlo tante ore al giorno, chiedo scusa. Perché quando vi ricordate Antonio diceva: ah, lui è quello che è, facevo, specificavo ancora una volta che non ero io. Ecco, cioè, ci tenevo a presentare la Vicurti che non ero io, chiaramente. Quel tipo di persona. No. Questo cazzo di film, un budget da serie. 50 da serie, 100.000 euro, 100.000 euro del budget, 60, porca secondo me. Secondo me un po' di meno. È poverino, che è successo? È morto. Come vi sembra? And so the stick figure proved its ineptitude. No, secondo me è fatta apposta. Cos'è? Perché ti ritrae? Perché mi è venuto un suono in cuffia. Ho capito, Ale, non è che hai ogni suono. Oddio! Madò, qui mi sono cacato addosso anch'io, eh. Oh mio Dio, mio Dio! Oh mio Dio, scendo sotto le 12.000 sub! Come farò? Ma vaffanculo, va. Ma a parte il Giappone, romper cazzo! 12 ore di cosa poi? Ecco il format. Facciamo tutta la settimana racchiusa in una 12 ore. Oh! E tutti quanti dicendo: oh mio Dio, Darione, che idea! Da leggere a tutti i costi. Box, il super box di ping pong. Partiamo subito con un unpopular opinion. Secondo me è sopravvalutato. Non ti fermare. Cosa stai facendo, Ale? Io mi sono spaventato il suo. Ragazzino, devi togliere il cazzo, ragazzino! Devi togliere il cazzo, ragazzino! T'ho matto! Sei il prossimo, Simone!
Hai fatto, Simone? Simone? Eh? Simone? Ha una pistola? È una pistola. Prendi il telecomando e schiaccia, sai bene, quel tasto. Dina chi c'è su YouTube, è Giuppi.